Mister, commentiamo ancora una volta una mancata vittoria perché comunque per quello che si è visto, soprattutto nel secondo tempo, la partita poteva essere vinta, le opportunità, soprattutto nel finale, il grande salvataggio di Ramunno, anche all'ultimo istante quel salvataggio sulla linea, davvero un peccato. Cos'è mancato quest'oggi per poter avere la Ma meglio? niente, il primo tempo è stato combattuto, noi venivamo da una settimana tragica, abbiamo avuto tre calciatori che abbiamo perso, Nando Guerrisi, che per noi è fondamentale, Brancati che giovedì ha avuto una lesione allo zigomo ed Ernest Vojic in più, abbiamo avuto in condizione claudicante sia Leo Secondi e sia Acevall. Secondo tempo non c'è stata partita, abbiamo giocato una porta, abbiamo cercato in tutti i modi di cambiarla. Leo l'ho messo in avanti pensando che lui avrebbe potuto darci una svolta diversa, Leo Secondi, e poi purtroppo ha tenuto, non ha tenuto più il campo perché non ce l'ha fatta più, poverino, ha dato tutto, ma il problema fondamentale è stato quello che il calcio è questo, domenica Ramunno fa due errori contro la Vigor, oggi fa tre miracoli, due miracoli, e loro parlano il pareggio era giusto, ma hanno messo il pullman, questo sì che ci vuole adesso, non uno, due pullman dietro davanti alla porta. Con due grandi parate di Ramunno, che è un grandissimo portiere, la traversa di Falcone appena entrato, che da due passi è Dulcis in fondo, il salvataggio sulla linea al 90esimo, 93esimo, che purtroppo non ha sortito effetto. Niente da dire alla squadra, stiamo soffrendo perché non riusciamo a fare gol, però oggi abbiamo dovuto fare salto mortale per raccoglierci 11, non l'abbiamo, ci manca solo la vittoria da questa parte, perché obiettivamente parlando noi abbiamo fatto, secondo me, per come eravamo combinati, una grandissima partita. Posso dire solo bravi ragazzi. Un risultato positivo era quello che volevate raccogliere, anche il pareggio va benissimo. Sì, noi avevamo preparato la partita per venire qua a rischiare il meno possibile e dopo nelle ripartenze cercare di fare male. È andata bene, cioè, il pareggio noi ci stava più che bene. Abbiamo avuto qualche ripartenza importante, non siamo stati bravi negli ultimi 25 metri a sfruttarla. E dopo, sai, come il calcio è pure così, è stato pure bravo il nostro portiere a fare un intervento su un colpo di testa a loro, lasciato la morditura del mio difensore. Però il calcio sono episodi e oggi diciamo che per quello che si era prospettato in settimana, quindi è andato tutto bene, era quello che speravamo noi. Quindi sono contento della prestazione perché ho visto una squadra con carattere, con voglia, determinazione. Quindi dobbiamo cercare di continuare così e non mollare nulla e cercare di domenica in casa di fare questi tre punti che sono fondamentali per la nostra classifica.